Bene, come preannunciato, abbiamo in collegamento con noi stamattina Fra Massimo Travascio, custode della Porziuncola, per parlare del perdono d'Assisi di questo 2024. Noi siamo davvero lieti di poter ospitare Fra Massimo idealmente nel nostro studio stamattina. Buongiorno Fra Massimo, pace e bene. Buongiorno a tutti, pace bene, buona festa del perdono. Una festa che è iniziata già qualche giorno fa con questo programma ricco di eventi, di celebrazioni. Oggi si entra nel vivo di questa edizione 2024. Per cui ti lascio raccontarci quello che è già successo e quello che succederà oggi. Sì, fino dalle prime ore di ieri mattina ci sono state lunghe file ai confessionali. Molto bello vedere questo desiderio delle persone di accedere al sacramento della riconciliazione. C'è la presenza di tantissimi sacerdoti, sia non soltanto della comunità, ma anche della provincia dei Frati Minori dell'Umbria, ma anche tanti sacerdoti che hanno voluto essere qui, anche religiosi. E proprio per potersi mettere a disposizione, proprio per accogliere i tanti pellegrini che arrivano nel nostro santuario. Ecco, tutto è iniziato con la solenne celebrazione ieri mattina delle ore 11, presieduta dal Ministro Generale dell'Ordine dei Frati Minori, Fra Massimo Fusarelli, che ha dato proprio l'inizio, l'apertura del perdono di Assisi, con la simbolica, diciamo, apertura della porta della Porziuncola, anche se in questo momento, ecco, la Porziuncola è soggetta a dei lavori di grande restauro. Ecco, però c'è stata questa apertura simbolica della porta con l'incensazione anche della Porziuncola, e questo dice anche l'inizio del perdono di Assisi, che è esteso a tutte le parrocchie di tutto il mondo e a tutte le chiese anche francescane, quindi tutti i luoghi del mondo. Da mezzogiorno di ieri fino alle 24 di questa sera è possibile, si dice così, lucrare l'indulgenza plenaria del perdono. E questo respiro universale è molto bello, che parte appunto da Assisi, e ringrazio la regia per averci portato sul sito ufficiale del perdono d'Assisi, perché come abbiamo visto, lo accennavamo anche ieri, c'è la possibilità di connettersi in diretta con quello che appunto sta succedendo in queste ore lì. Sì, è proprio così, e c'è la possibilità di essere, per chi non potesse essere presente fisicamente, di accedere a tutte le celebrazioni. Oggi ci sarà anche il solenne pontificale alle ore 11:30, presieduto dal vescovo di Alghero Bosa, Monsignor Morfino, che ha un grande legame anche con la Terra Santa, avendo compiuto lì i suoi studi, e questo legame l'abbiamo voluto proprio associare al fatto che il Triduo di preparazione a questa solennità del perdono è stato tenuto proprio dal custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, che in 3 sere ci ha aiutato a prepararci proprio a vivere questa solennità del perdono. Ecco, ieri sera c'è stata anche una grande veglia di preghiera presieduta da un frate minore cappuccino della provincia di Sicilia, Fra Gaetano Laspeme, che proprio ci ha accompagnato idealmente in un pellegrinaggio dal piazzale della Porziuncola verso il luogo proprio della Porziuncola, e ci ha offerto una bellissima riflessione che, posso dire, gliel'ho anche detto, ecco, ha acceso ancora di più nel nostro cuore un po' la nostalgia del paradiso, che è il centro, il desiderio di Francesco, ma è anche sicuramente il centro di questa festa. In questi giorni, in questi mesi, stiamo celebrando gli 8 centenari francescani, sicuramente un'occasione ulteriore, preziosa, per avvicinarci alla figura di Francesco, alla quale non saremo mai troppo vicini, ecco, e attraverso la sua vita, il suo esempio, arrivare al padre per direttissima, senza tanti giri, anche se questo percorso richiede impegno, Fra Massimo. Assolutamente, però ecco, Francesco ci mostra che questo è possibile, cioè il legame tra le proprie ferite, anche tra la propria esperienza, anche del proprio limite, dei propri peccati, e vedere come quel limite, quei peccati, quelle ferite che spesso ci sono nella vita dell'uomo, nella nostra vita, possono diventare occasioni, potremmo dire, per dare lode a Dio, cioè per fare ancora un
una volta esperienza di quanto il Signore si prende cura di noi. Allora veramente anche questo ottocentenario, anche delle stimmate, è legato anche a quello che stiamo vivendo sicuramente in questi giorni, dove proprio tantissime persone, anche nel sacramento della riconciliazione, anche nel lucrare l'indulgenza plenaria, fanno questa esperienza di tornare in pace con Dio, con se stessi e con i fratelli, perché un cuore riconciliato è sicuramente un cuore felice, un cuore che fa già esperienza di paradiso su questa terra. La straordinaria forza della semplicità di San Francesco. Sono passati 800 anni, come abbiamo detto, che sono tantissimi, ma sembrano niente. San Francesco sembra essere uno di noi. Assolutamente sì, e San Francesco è, mi piace usare questa espressione, è un genio perché ha veramente, è riuscito a condensare, a testimoniare proprio con la sua vita non soltanto la possibilità del Vangelo, cioè il Vangelo è possibile viverlo, ma ha saputo soprattutto cogliere quelli che sono un po' tutti, potremmo dire, un po' gli sconvolgimenti anche del cuore dell'uomo, le domande più profonde anche del cuore dell'uomo, e indirizzarle all'unica risposta, perché che è il Padre, che è il Signore Gesù, che è il perdono, perché la risposta per un cuore inquieto come il cuore dell'uomo è un cuore che fa esperienza di misericordia, un cuore che fa esperienza di riconciliazione. Ecco, Francesco ci ha indicato la strada, ecco perché la strada per il paradiso, potremmo dire proprio così, è il perdono. E tutto questo oggi lo declineremo attraverso la 42esima marcia francescana che partirà dalle ore 14, tema di quest'anno Vivo con te, che mi piace leggere non solo nel senso di vivere con il Signore, ma magari ecco, con la consapevolezza di essere vivi e quindi di dover accettare anche i propri limiti. E con la consapevolezza, ecco, che ci può aiutare a superarli. C'è un'espressione che mi piace tanto usare: noi siamo peccatori amati e il fatto che siamo amati fa la differenza. Ecco, noi siamo appunto soggetti al peccato, siamo fragili, siamo peccatori, ma siamo amati e il fatto che siamo amati fa veramente la differenza. Sarà bellissimo ancora una volta accogliere oggi questi tanti giovani, arriverà la marcia francescana appunto dei giovani, la marcia francescana delle famiglie, arriverà la piccola marcia che da qualche anno è una piccola marcia rivolta a persone che hanno disabilità, perché nessuno deve sentirsi escluso da questo dono immenso. Quindi sarà veramente bello accogliere in questo abbraccio, un po' quell'abbraccio che ci mostra anche la statua della Madonna di Santa Maria degli Angeli proprio sul pinnacolo, no, della Basilica, no? Con queste braccia aperte che in segno di accoglienza. Dicevo, sarà veramente bello accogliere tutti questi giovani che in questi giorni hanno ancora una volta compreso come questa esperienza del perdono sia un'esperienza fondamentale da fare nella propria vita e da custodire nella propria vita. E credo che anche in questi giorni, anche il legame proprio tra perdono e pace, in un tempo che appunto non ha assolutamente pace, lo vediamo in tante notizie che ci giungono da tutto il mondo, ecco, forse questa pace non è ancora possibile, forse perché non si è ancora bene compreso il legame che c'è tra perdono e pace. E noi siamo certi che attraverso i tanti eventi che state organizzando anche quest'anno intorno appunto al perdono di Assisi possono senza dubbio aiutarci a riflettere su questi temi e magari a motivarci ad essere costruttori di pace a partire dalla nostra quotidianità. Che cosa si devono aspettare oggi? Quanti arriveranno ad Assisi? Che tempo c'è lì da voi? È anche lì molto caldo? C'è una bellissima giornata di sole, assolutamente tanto caldo anche qui, ma penso che la gioia e l'entusiasmo di tanti giovani, ma di tanti anche pellegrini che possono essere appunto accolti qui per fare questa esperienza oggi possa far superare anche questi limiti per poter invece cogliere che c'è ben altro e ben di più.
Ecco, senza dubbio, gli eventi sono aperti a tutti e se, fra massimo vogliamo dare qualche dettaglio in più in merito a non solo agli orari ma anche ai luoghi di incontro e se ti senti, ecco, di dare qualche ulteriore consiglio per Sì. parteciparli e viverli al meglio. Allora, per quanto riguarda la giornata di oggi, vi dicevo alle 11:30 il solenne pontificale in Basilica, con la presenza di tante autorità, anche sia religiose che civili. Poi a seguire alle 14 l'arrivo della marcia delle famiglie, poi a seguire la marcia dei giovani e a seguire ancora la piccola marcia con persone con disabilità. Dopodiché ci sarà il solenne vespro alle ore 19, presieduto dal ministro provinciale dei frati minori dell'Umbria, padre Francesco Piloni, e poi questa sera per tutti e gratuitamente ci sarà sul piazzale, sul sagrato, sul piazzale antistante alla Basilica, un bellissimo spettacolo di e con Giovanni Scifoni, che si chiama Fra, ecco, che sta girando un po' tutta l'Italia ed è stato pensato proprio per sottolineare, ecco, questa vicinanza, ancora una volta, come si diceva prima, della figura di Francesco al cuore delle persone di oggi. Quindi è una rivisitazione un po' della vita di Francesco in chiave appunto teatrale che vuole un po' trasmettere ancora una volta il messaggio di Francesco. Ecco, saranno presenti in tanti questa sera alle 21:15. E tutto questo può essere seguito sui nostri canali social, e quindi anche YouTube, Instagram, la web TV del nostro sito e Facebook, ecco, tutti i canali. Vogliamo ricordare l'indirizzo web, fra massimo? Sì, allora www.porziuncola.org. Perfetto, E la quindi. pagina Facebook, Frati Minori Assisi. Benissimo, quindi appuntamento ad Assisi per il perdono 2024, ma ricordiamo che l'indulgenza plenaria concessa alla Porziuncola si estende a tutte le chiese parrocchiali sparse nel mondo, per cui questo respiro universale di cui si parlava prima, che oggi da Assisi si estende in tutto il mondo. Fra Massimo, grazie per essere stato con noi stamattina. Grazie a voi, vi auguro un buon proseguimento di giornata e sicuramente ancora una volta vi auguro una buona festa del perdono, perdono che è accessibile per tutti. Buon perdono anche a te e a tutti i nostri telespettatori, i nostri cari amici che ci stanno seguendo. Buon perdono da Assisi a Fra Massimo e a tutta la sua fraternità. Ci ritroviamo presto, mi auguro, Fra Massimo, per tornare magari a parlare di quello che è successo in questi giorni prossimamente. Molto volentieri, grazie a voi, buona giornata. A presto. E noi restituiamo momentaneamente la linea alla regia per ritrovarci subito dopo insieme con Leonardo Fania per dare uno sguardo agli aggiornamenti sulle notizie di oggi.